Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Noi siamo i Giullari e vi diamo di nuovo il benvenuto nella nostra mansarda per un nuovo diario di board game in cui vi parliamo di tutti i giochi che sono finiti sul nostro tavolo nella settimana per noi appena trascorsa. Sono ben 13 titoli diversi, però di alcuni di questi ve ne abbiamo già parlato, che sono Star Realms, i Castelli di Borgogna, Big Shot, Shy Monsters, che confermiamo è veramente la nostra droga. La devo prendere 3-4 volte al giorno, guardami calma. Altro titolo di cui vi abbiamo già parlato, ma vogliamo riparlarne perché questa volta l'abbiamo provato in 4, è Amul. Esatto, nel vlog uscito la scorsa settimana vi abbiamo detto che avevamo fatto le prime partite in 3 giocatori e c'era rimasto un pochino l'amaro in bocca per le poche carte nel bazar e nel palazzo. In realtà, giocato in 4 giocatori, ci è piaciuto veramente tanto tanto di più. Il gioco ha guadagnato veramente un sacco di punti. C'è molta più. Prego, prego. Scusami. C'è molta più interazione tra i giocatori, anche perché ci sono carte che danno punti in base a cosa hanno i giocatori di fianco a te o in base a tutti gli altri giocatori, o ti tolgono punti. Quindi c'è molta più interazione. Devo dire che in 4 mi è piaciuto molto di più. Sì, proprio ci sono alcune carte con degli effetti più carini che nel gioco 3 non ci sono, come diceva giustamente Vale, e anche diventa molto più importante l'ordine di turno, che è molto bello il modo in cui si cambia l'ordine di turno in Amul, che l'abbiamo già detto anche nell'altra puntata, dipende da quante carte militari si hanno, e diventa ancora più strategico qua, riuscire a giocare primo o tanto quanto non giocare ultimo in realtà. E quindi sì, 4-5 giocatori sicuramente la configurazione migliore secondo noi. E passiamo ora a parlarvi di un altro titolo, anche qua di cui già vi abbiamo parlato, che è Flamme Rouge, che in realtà abbiamo giocato però finalmente con l'espansione Peloton. Espansione di cui, come abbiamo scritto anche su Facebook, non se ne può più fare a meno. Mai più senza. Peloton per me è diventata proprio espansione imprescindibile d'ora in avanti per giocare a Flamme Rouge, tant'è che ho fatto stare tutti i materiali nella scatola del gioco base, cosa che faccio di rado, sappiatelo. Però la scatola che rimane vuota, lui la mette comunque in libreria. Certo. Quindi noi abbiamo alcuni giochi con l'espansione dentro la scatola, ma la scatola vuota a occupare spazio. E vabbè. Ma cosa scema questa? Cosa aggiunge questa espansione? Aggiunge, vabbè, 2 nuovi team di giocatori, il bianco e il rosa, dà la possibilità di giocare fino a 12 con ogni giocatore che gestisce un unico ciclista e dà la possibilità, introduce anche per il gioco 2, 2 tipologie di team dummy, di bot, che funzionano veramente bene. Oltre a questo, anche per le sfide uguale prima in 4 giocatori, in 3 o 4 giocatori, ci sono comunque anche nuove tipologie di tessere percorso, perché ci sono le zone di rifornimento, quindi zone più larghe con anche 3 caselle dove puoi farti fuori le carte fatica, diciamo, in quel momento lì. E poi ci sono anche le zone del pavé dove non c'è la scia, dove la strada si stringe e si passa al massimo in fila indiana. Insomma, altre trovate bellissime che se ne sentiva effettivamente il bisogno ai nuovi percorsi, la possibilità di farti i percorsi tutto come vuoi te, mescolando le tessere del base dell'espansione. Sono anche molto molto curioso di provare il meteo e poi uscirà Grand Tour. Uscirà Grand Tour, quella espansione scatola grande, quindi chissà quante altre cose belle aggiunge. E quindi chissà quanto spazio in libreria ci servirà, perché voglio dire, perché poi deve andarci vicino, tra l'altro. Abbiamo poi giocato con il figlio di una coppia di nostri amici, Matteo di 4 anni, a Karuba Junior della ABA, gioco ovviamente per bambini, collaborativo, in cui tramite delle tessere percorso bisogna raggiungere il tesoro. Ma attenzione, perché ci sono delle tessere tigre che ti chiudono il percorso, o addirittura c'è Alberto che si chiude il percorso da solo. Beh, quindi ci ha fatto perdere dopo tipo aver girato 5-6 tessere. Ha già trovato 2 tesori su 3. Un tesoro su 3, uno è morto perché ha iniziato a girare su se stesso. Oh, non l'avevo capito. Allora, il gioco ce l'ha spiegato Matteo, me l'ha spiegato male e io non ho capito che a un certo punto se chiudevo tutte le strade, dicevo guarda che bravo, la metto così, questa strada adesso è chiusa. Peccato che quello fosse ciò che non bisognava fare in Karuba Junior.
Con Caruba ha in comune soltanto la stessa ambientazione e anche qua c'è la partita può essere persa o se giochi con me che non ho capito le regole, oppure anche se alcune tessere fanno muovere la nave dei pirati che se arriva prima di noi sull'isola abbiamo perso e un po' come nel frutteto c'è il corvaccio che arriva e ci mangia tutta la frutta. Esatto. Gioco comunque veramente molto molto carino, semplicissimo da giocare e fateci una pensata se giocate con i bambini perché ci è piaciuto molto, ci ha divertito. Abbiamo poi giocato a Gift Trap, questa volta con Mickey Law, Luca e la piccola Viola ed è un titolo, un party game nel quale ci si scambia regali tra i giocatori. Sul tabellone vengono rivelati dei regali e nel gioco ci sono vari mazzetti con i regali di vari step di valore economico e poi tutti i giocatori devono dare uno, assegnare uno dei regali rivelati a un altro giocatore. Dopo che questa fase è stata fatta, allora ogni giocatore dichiara qual era il regalo tra quelli presenti che gli piaceva di più, quale un po' meno, quale gli fa proprio completamente schifo. Sì, quindi si spacchettano i regali, si aprono e si vede chi ha regalato cosa agli altri giocatori e ti fai tantissime risate. È un gioco, un party game che in realtà è bello se giocato con persone che conosci bene, se giocato effettivamente in famiglia o con amici, rispetto con persone che non conosci, perché altrimenti in quel caso fai regali un po' a caso e perde un po'. Invece il fatto con persone che conosci, no, è fighissimo. Tipo una volta ci avevamo giocato, ma tutti quanti regalato a Vale la palla, quella grossa della Decathlon per fare tipo Pilates, queste cose qua. E Vale si era molto risentita, ma in realtà era perché tra quelle cose che c'erano era una delle più divertenti. Lasciamo perdere, no commenti. Dipendeva anche un po' dal qualsiasi altra cosa. Però te l'ha regalato. Tutti! Ma tutti! Ma... Buongiorno! Non fa ridere! Quindi se vi capita fateci un pensiero perché specialmente tipo sotto Natale è un bellissimo e divertentissimo party game da fare tutti assieme. Sempre con Michi e Luca abbiamo giocato a Rococo e questo è un gioco che a me fa partire il Rococo, Rococo, Calimero Dance. Rococo è un gioco in cui io sono fortissima. Le prime volte che ci giocavamo, ho sempre vinto io. Sì. Contro Ali non riusciva mai a vincere questo gioco e non riusciva a capire come facessi a vincere senza barare. Perché poi, cioè, lui sostiene a un certo punto, non è possibile che tu sia così forte a questo gioco. E anche qui sono riuscita a essere bravissima. Perché tramite un semplicissimo sistema di deck building delle carte, dobbiamo andare a confezionare abiti più o meno lussuosi per poter andare al ballo, ascoltare musica o andare al piano superiore e guardare il meraviglioso spettacolo di fuochi d'artificio. Questo è Rococo. Bellissimo, sì, l'hai spiegato bene. Stava riuscendo a fare dei casini neri. Come si gioca però Rococo? No, la particolarità di questo deck building è che le carte del tuo mazzo non le peschi a caso, ma te le scegli. Però il mazzo lo dovrai comunque sempre pescare tutto. Quindi in realtà puoi già programmarti, in questo turno vorrò fare queste azioni, in quello successivo fare queste, in quello successivo ancora farne delle altre. Io pensavo di aver giocato veramente bene questa partita perché mi sono sfoltito tanto il mazzo, avevo sempre solo le carte giuste che mi servivano a fare quelle cose turno per turno. E però intanto il fatto che tu avessi invece un mappazzone di mazzo così, alla fine, all'ultimo turno ti sei comprata la carta e ti dava una marea di punti per più carte avevi nel mazzo e con quella hai vinto. E infatti sei stata fortunella. E abbiamo giocato a Fertility. E un bel piazzamento tessera, anche qua molto molto veloce perché si giocano soltanto 9 round. Ogni round noi piazzeremo una tessera sulla mappa che ci darà delle risorse, con queste risorse acquisteremo degli edifici coi quali le risorse ottenute possiamo convertirle in punti. I punti verranno fatti in tantissimi modi diversi, c'è sia una collezione set per le divinità, dei convertitori di punti che più simboli uguali hai più punti fai, eppure anche per le maggioranze di monumenti che avremo costruito sul tabellone. Questo perché se piazzando le tessere, che sono dei piccoli domino, riusciamo a creare dei buchi da uno, allora noi possiamo scegliere o se ottenere una risorsa extra a nostra scelta, oppure se piazzare il nostro obelisco, la nostra piramidina, la nostra sfinge e con quella fare altri punti a fine partita. Un gioco, come dicevamo, semplicissimo nelle regole, spiegabilissimo a tutti quanti, un ottimo introduttivo, veloce, bello da vedere, che purtroppo non è stato però localizzato in italiano ed è un peccato. Peccato. Comunque il gioco è totalmente indipendente dalla lingua, cioè le tessere sono comunque disegnate, chiarissimo l'iconografia,
e coloratissimo, sono quei giochi che a me piacciono, che a fine partita vedi il tabellone e dici, che bello, e ti incuriosiscono. E sì, poi tutte le risorse sagomate. Sì, c'è l'uva sagomata, il toro, l'elefante, il gatto, il topo. Comunque, un gioco veramente davvero carino, che ce lo si sbriga in fretta in due giocatori. Infatti abbiamo finito una partita e ne abbiamo subito fatto un'altra, perché comunque sì, è veloce. E poi è vario, perché comunque le tessere che escono sempre in modo casuale, anche quelle, le tessere terreno che ti danno punti sono sempre diverse, perché poi ne entrano, ne escono, eh? Comunque provatelo, se vi capita di provare Fertility, provatelo. È quello lì dove c'è la signorina, ecco. L'unica cosa, i disegnatori di Fertility della scatola, non potete mettere tipo la faraona lì, la come si chiama, cioè, la moglie del faraone che va a raccogliere l'uva tutta, no, perché lo facevano gli schiavi, le schiave, infatti, mica andavano le regine a raccogliere l'uva. Io pensavo che volessi dire che ha la scatola sovradimensionata, che è anche vero, anche vero, anche... Abbiamo poi giocato Antiche Duellum, ovvero la versione solo per due giocatori di Antiche di MacGertz. Anche qui abbiamo la rondella, abbiamo le stesse identiche cose da fare che in Antiche o Antiche 2, quindi prendere risorse, ferro, oro e marmo, con le quali costruire dei templi, oppure espanderci, costruire nuove città, armare le nostre legioni, le nostre galee, e muoverci sulla mappa e combattere con gli altri giocatori. Ed è una corsa praticamente al primo che otterrà 9 punti vittoria, ovvero riuscirà a completare 9 obiettivi, che siano essere il primo a sviluppare una determinata tecnologia, oppure costruire 5, 10, 15 città, o distruggere tempi avversari, costruire tempi per sé. È facile da spiegare, perché comunque la rotella aiuta e tutte le azioni possibili da fare su questa rotella, ti puoi muovere al massimo di 3, oppure spegni per fare uno in più. Quindi sai benissimo cosa devi fare, dopo uno o due giri è ben chiaro il funzionamento e il meccanismo del gioco. Stare attenti a non lasciare troppi obiettivi all'altro giocatore, come ho fatto io, che ho praticamente lasciato tutte le scoperte tecnologiche ad Albi, e quindi già solo quelle sono 5-6 punti, su 9 sono tanti. Quindi tenere occhio, cioè non fissarsi a dover fare per forza quel determinato obiettivo, perché poi magari ti perdi. Sì. E quindi tenere opportunista a fare la cosa, esatto, migliore al momento, appunto, giusto. E in due giocatori, rispetto al gioco ad Antiche normale, si crea verso la fine del gioco un po' una situazione di stallo, perché a un certo punto vinci se riesci a invadere l'altro e quindi distruggergli, sì, qualche città, rapire qualche città, oppure distruggergli dei templi, e alla fine diventa allungare la partita, perché ad esempio, cioè io ero, le mancava un punto, quindi vabbè, a te ne mancavano due, sì, non eravamo indietro, quindi era lui mi fa fuori quel tempio lì, faccio no, io lo rinforzo, quindi siamo andati avanti, sì, a lui che mi distruggeva quello, io lo, sì, io che provavo di invaderti, allora mi faccio due omini in più e ho la carta che mi dà il più uno, sì, io ho la carta che dà il meno uno e allora mi faccio l'omino in più, insomma, le carte, non abbiamo nominato le carte, sì? Sono presente un mazzetto di carte che dà, comunque, nel momento in cui l'avversario fa il punto, tu ti scegli una carta che dà delle cose molto, sì, carine. Con questa trovata delle carte, il giocatore, anche che è rimasto un pochino più indietro, ha dei boost, degli sprint con cui riesce solitamente a recuperare. Infatti è vero che io sono partito forte, ho fatto subito un sacco di punti, ma poi Vale mi ha recuperato ed è poi finita, sì, eravamo 8-7 quando io sono riuscito a fare poi il mio ultimissimo punto. E siamo giunti così all'ultimo gioco giocato della nostra settimana, un gioco da una scatola grandissima, e stiamo parlando di Hyperborea o Hyperborea, o che Hyperborea, dire, esatto, non, gioco di cui non conosciamo ovviamente la pronuncia, ma per quanto mi riguarda uno dei più bei giochi che abbiamo in collezione. Oh la Madonna! Mi piace tantissimo, sfrutta la meccanica del back building e ha avuto un po' la sfiga di uscire lo stesso anno di Orléans, che è infinite volte più brutto, monotono, monostrategico palloso, eppure Orléans ha avuto più successo, almeno qua in Italia, rispetto a Hyperborea. E anche, secondo me, dovuto al fatto che è una produzione italiana, il produttore era l'Asterion Press, che è l'attuale Asmodee, che è stato forse l'unico gioco che ha mai effettivamente prodotto, mentre solitamente ha sempre solo localizzato prodotti, di autori italiani, e secondo me questo ha fatto sì che qua in Italia venisse un po' snobbato per questo motivo, poiché Nemo, profeta in patria. Nemo, Nemo! Lo trovo veramente fatto bene, ben curato sotto ogni punto di vista, a partire dai materiali che sono bellissimi,
bellissimi, ha delle bellissime miniature molto particolareggiate e anche proprio il sistema di gioco che funziona veramente bene senza sbavature. Purtroppo quando il gioco è uscito, in realtà è stato fino a 15 giorni prima dell'uscita con un regolamento. Poi hanno detto, sai che c'è, il gioco così è tanto difficile, è tanto punitivo, perché è vero, se alle prime partite se sbagli rischi di saltare magari un turno, perché se nel tuo sacchetto hai solo più un unico cubetto, non è che ributti tutto nel sacchetto e peschi altri fino a tornare a tre, ma devi usare quel cubetto e quindi avere il sacchetto completamente vuoto prima di poter iniziare il tuo ripristino. Questa cosa penalizza chiaramente alle prime partite, allora hanno detto, sai che c'è, cambiamo sta regola, e l'hanno modificata. Il gioco è uscito, tempo 2-3 settimane, hanno capito che con questa regola però c'era possibilità di fare delle combo paurose, sì, e quindi il gioco risultava essere un po' buggato, allora hanno detto, hanno subito fatto uscire un regolamento aggiornato in cui questa regola è ritornata a essere quella che avevano fino a 15 giorni prima dell'uscita, e così funziona veramente bene. È vero, è un gioco tosto, impegnativo, richiede anche abbastanza tempo, perché soprattutto se giocate in 4-5 si arriva tranquillamente a 2 ore, però il gioco è figo, funziona bene ed è bello. Si arriva a 2 ore, però c'è la possibilità di scegliersi anche la durata del gioco, sì, cioè tu puoi decidere se fare la partita breve, intermedia o lunga, mm-hmm, oltretutto, quindi provatelo. Bello, poi hai tantissime strategie da poter perseguire, puoi puntare solo a fare tanti sviluppi tecnologici. Siamo così giunti alla fine della nostra settimana ludica e vi ricordiamo che lunedì è uscito il gameplay dei Castelli della Borgogna. E vi ricordiamo anche, come sempre, di iscrivervi al canale, attivare la campanella per essere certi di non perdere nessun video, lasciarci un like, commentarlo e condividere con tutti i vostri amici. E seguiteci anche su Facebook e su Instagram, dove trovate dei contenuti non presenti su YouTube. E con questo siamo arrivati alla fine vera, e vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare, i giullari vi salutano e che il gioco sia con voi.